Senatore Centinaio, continui sbarchi sulle nostre coste. Lei come commenta questa situazione? Ancora una volta, dagli stati che sono a ridosso del Mediterraneo, quindi negli stati nordafricani, ci troviamo persone che con il sogno di un'Italia bella, un'Italia dove tutto va bene, dove c'è come quasi la terra promessa, arrivano sulle nostre coste indisturbati. Anzi, la nostra marina militare arriva quasi sulle coste della Libia per andare a prendere, questi immigrati clandestini. Il commento non può che essere negativo, perché in un momento storico come questo, dove ci sono famiglie che non arrivano a fine mese, dove ci sono disabili che percepiscono un contributo da parte dello Stato di meno di 10 euro al giorno, ci sono invece extracomunitari che ne prendono 30 al giorno e che personalmente la ritengo una cosa indegna. Quindi ancora una volta questo Stato, il signor Renzi, il signor Alfano e anche il signor Grillo, perché ha votato per abolire il reato di immigrazione clandestina, quindi tutte queste persone si dovrebbero farsi un esame di coscienza e forse queste elezioni magari ritirare le proprie candidature, ritirare le proprie liste, perché siamo veramente in un momento osceno.